Pensate, ci sono 27.000 abitanti censiti, a questi si possono sommare altri 20.000 immigrati, però Castelvolturno è un paese che ha più di 100.000 vani, perché la speculazione edilizia è stata enorme, soprattutto da parte dei clan, perché il clan tristemente noto dei casalesi viveva di edilizia. Natale di Casal di Principe, ho 68 anni e sono il fondatore dell'associazione GRS Annaso. L'associazione nasce nel 1989, in un momento della storia di quel territorio in cui era molto forte la presenza dell'immigrazione utilizzata nelle campagne per la raccolta del pomodoro in particolare. Cioè, rimasero e vivevano in un casolare abbandonato, senza luce, senza acqua, senza niente. In quella notte arrivano questi tre ragazzi del posto per tentare una rapina, per togliere quei pochi soldi che avevano guadagnato quella giornata, e viene ucciso. Mi rendo conto che però quell'umanità abbandonata e senza diritti e senza nessun tipo di assistenza stava lì e dovevamo fare qualcosa. E quindi insieme ad altri medici e ad altri colleghi mettiamo su questa associazione di volontariato e la dedichiamo. Da lì si sono avviate tutta una serie di progettualità e attività dell'associazione, per lo più attività di strada attraverso l'unità di strada che è ancora oggi attiva e con la quale portiamo assistenza sanitaria nelle piazze di spaccio e assistenza sociale e sanitaria alle donne vittime di tratta. Sono Gemma, 55 anni, sono arrivato all'età di 19 anni qua in Italia, da Algeri. Mi hanno mandato espulso due volte a Algeri e sono tornato. Nell'83, dopo un anno che stavo qua, mi sono caduto nella droga. E sono rimasto per tanti anni, penso che sono 24 anni o 25 anni, fino a... stavo malissimo proprio, stavo morendo. Grazie all'associazione Girimmaso fanno anche l'unità di strada, mi hanno portato all'ospedale, stavo proprio in coma e mi sono salvato. Quando sono uscito ho deciso di, anche io faccio l'operatore di strada, e ho cominciato a fare l'operatore di strada con l'associazione Girimmaso. Nel 2010 il comune di Castelvolturno decise di affidarci questo bene confiscato per fare accoglienza di donne vittime di tratta. Venne spontaneo fondare una cooperativa sociale. Una cooperativa sociale perché ci sembrava opportuno dare anche una risposta lavorativa alle tante persone, tanti utenti che avevamo conosciuto su strada. Adesso avevamo la possibilità di mettere in piedi una progettualità che potesse rappresentare un'alternativa economica e sociale valida. Casa Alice, quando siamo entrati dentro, era proprio un disastro. Il giardino era un po', l'erba un po' alta, dopo due anni abbiamo messo la cooperativa, là abbiamo preso cura proprio di, siamo quasi sempre là. La prima attività messa in piedi dalla cooperativa fu appunto la sartoria sociale, il brand Made in Castelvolturno, che si prefigge l'obiettivo di unire stoffe tipicamente africane con oggettistica, abiti in taglio occidentale. Oggi all'interno della sartoria ci sono tre sarte, due delle quali a tempo pieno, che sono Maureen e Pat. La cooperazione che noi abbiamo visto sorgere e svilupparsi nel nostro territorio è quella di tipo economica, che cerca di fare economia ma basata su un principio di
diverso dal passato, dall'economia criminale che aveva utilizzato questa terra, ed è il principio della solidarietà. E quindi il principio è che parte dal presupposto che non debba lasciare nessuno indietro, perché se ce n'è uno che lascio indietro, l'intera economia va a poco. Poi si sono avviate tutta una serie di altre progettualità, l'attività di educativa attraverso i campi estate liberi, ma anche attraverso l'educativa di strada che pratichiamo quotidianamente e il supporto scolastico attraverso la ludoteca e il dopo scuola, che oggi accoglie circa 30 bambini di qualsiasi etnia. Io sono Elena, ho 25 anni, abito a Castel Volturno. La mia esperienza con Casa di Alice è nata 3 anni fa. Dovevo entrare a fare parte del volontariato, maggiormente, tramite una conoscenza di una mia amica che fa parte socio fondatore della Jerry Maslow. Mi ha chiesto se potevo venire io a dare una mano con i bambini, perché quello che faccio, io sono educatrice per l'infanzia. Ogni bambino ha una sua storia, ogni ragazza qui dentro ha una sua storia, ognuno di noi ha una storia. Io vengo a Casa di Alice, ma non per lavoro, cioè io vengo a Casa di Alice perché mi sento di venire a Casa di Alice, perché amo stare qui, amo stare in contatto con queste persone, con i ragazzi che vengono a trovarci ogni anno, ogni estate, con i bambini soprattutto. La prima arma che abbiamo contro la criminalità organizzata è sicuramente la repressione, l'azione della magistratura, delle forze dell'ordine. È la prima, ma da sola non basta. Perché se in un territorio come Castel Volturno ci sono 155 beni confiscati, una disoccupazione giovanile che arriva al 75% e i ragazzi non hanno punti di aggregazione, punti di riferimento, punti di ritrovo, allora la camorra ha terreno fertile. E quindi ci venne l'idea di creare una cooperativa sociale che desse ai suoi soci e agli utenti la possibilità di inventare il proprio avvenire. Siamo cooperative sociali, ci occupiamo di persone. Abbiamo voluto partire dai percorsi della singola persona, non adattando la persona al lavoro, ma il lavoro alla persona, seguendo le loro aspirazioni. La sartoria è uno strumento, così come l'agricoltura sociale in un altro bene confiscato. Coltiviamo e raccogliamo pomodori con alcuni ragazzi vittime di caporalato che oggi hanno una borsa lavoro e stanno provando ad inventare il proprio avvenire. Questo qua è quello perfetto, rosso Ferrari. Voi concentratevi sul colore rosso. Tommaso è un volontario dell'associazione Jerry Maslow e qualche anno fa abbiamo deciso di fondare questa cooperativa sociale. L'esperienza stiamo cercando di allargarla attraverso questa ulteriore progettualità, appunto la Buona Terra. Stiamo producendo questo pomodoro da sugo su un bene confiscato alle mafie e viene trasformato in altre realtà sociali come la cooperativa Al di là dei sogni di Sessa Runca, e quindi riusciamo a fare anche un lavoro di rete e di filiera, così come per noi la filiera si completa attraverso la vendita di questo prodotto, che non ha soltanto un valore economico, perché dietro c'è appunto c'è tutta la nostra attenzione, il nostro percorso. Viene venduto attraverso le reti di gas nazionali. I primi più attenti sono stati i gas della Brianza, il Desbri. In tutto sono 10 ettari. Se così non possiamo andare più di questo qua. Già abbiamo fatto un lavoro. Se per esempio mettiamo qualche progetto, arrivano soldi, possiamo comprare il trattore, quello o l'altro, possiamo usare tutti i 10 ettari che arriva fino a dove c'è quel ponte là. Quando abbiamo cominciato a mettere in piedi il progetto di agricoltura sociale in maniera più seria e si è capito che comunque non stavamo scherzando, non era solo un segno quello che volevamo lasciare, ma lavorare per un'alternativa, allora i clan hanno cominciato a prestare attenzione a questa cosa, tanto che c'è stato l'atto vandalico poco più di 2 settimane fa con il quale ci è stato bruciato l'impianto di irrigazione. La
Troppo spesso si dice la camorra è stata sconfitta. Sì, è stata sconfitta per come la conosciamo, ma è ancora ben presente e radicata sui territori. Catarina Gigi, Catarina Gigia, Catarina Gigi, Catarina Gigia. Qualche giorno fa, parlando con qualche vicino, ad esempio ancora non credo a quello che ci hanno raccontato relativamente al fatto che, seppur fanno agricoltura intensiva, il prodotto venduto al camion, il pomodoro, viene pagato a 8 centesimi. Cioè, se noi per fare un po' di qualche quintale, diciamo, ci siamo ammazzati di lavoro e pensiamo che 8 centesimi, se raccogliamo un quintale sono 8 euro. Quale filiera si può sviluppare attraverso queste? Il pomodoro nel nostro caso ci è stato chiesto, l'abbiamo venduto a 80 centesimi. Noi dal basso, facendo rete con gli altri, proviamo ad invertire la rotta. Meglio che muore ciccio no lo ciuccio, che lo ciuccio porta paglia e ciccio no. Catarina Cinci, Catarina Cincia, Catarina Cinci, Catarina Cincia. Grande Leo, pietà. Esperienze come quelle di Casale Alice dimostrano che c'è una forte domanda di un modello economico alternativo, fatto soprattutto di inclusione e di innovazione, che si traducono in esempi molto pratici, che è quello di tenere dentro le persone, di difendere l'ambiente e di avere come protagonista un'intera comunità. Questa è l'esperienza di Castel Volturno, della Campania del Sud, ma anche di tutto il paese. Esperienze simili per il recupero dei beni confiscati, per produrre una economia che mette al centro i diritti delle persone con il loro lavoro. Lo strumento che permette tutto questo, che può permettere tutto questo, è la cooperazione e le cooperative sociali. Sicuramente la cooperativa ti cambia un po', perché ti senti anche un po' responsabile sulle cose, ti senti che c'è qualcosa che mandarla in avanti. Siamo un gruppo di amici innanzitutto, che parte dalla stessa passione per il sociale, da storie fragili che ci tengono unite, dall'amore per il proprio territorio. Ho capito che attraverso l'economia sociale si poteva essere padroni del proprio futuro, protagonisti del proprio riscatto, protagonisti della propria vita, senza persone che ti dicono cosa fare e come farlo, ma farlo insieme alle persone con le quali hai deciso di intraprendere un percorso, perché fondamentalmente con quelle persone stai bene. Italiani e migranti, attraverso delle attività sociali e lavorative, possono incontrarsi, stare bene insieme e dimostrare che appunto l'alternativa è possibile. Per me Casa di Alice è una cosa eccezionale, non riesco a non pensare di stare qua, non riesco.